Ok. Una è il 5 pure, il 5. Abbiamo dato a lui. 7, 4, 5, 6, 6 e mezzo, 5. Io lo so cosa vi dico, devi dare i soldi, se vuole arrivare qui. Ed eccoci tornati al tavolo, dopo la giusta pausa per rifiatare. Abbiamo dato fiato anche a Paolo Luini, splendido opinionista tecnico nel corso di questa prima tranche di Final Table dell'Ipo Italian Poker Open dal Casino di Campione d'Italia, che ringraziamo per la sempre splendida accoglienza. Una struttura meravigliosa con una sala al nono piano che è veramente la casa del poker. Accogliamo Ivan per tutti Sentenza Ferrari, giocatore professionista, ma vorrei ricordare anche ottimo coach, visto che hai anche la scuola Bad Boys di poker. Benvenuto. Grazie a tutti, buongiorno a tutti, grazie a te Jack, come sempre magnifico 510.000. A farmi complimenti. Eh beh, mi sembra doveroso. Intanto attenzione, perché all'in. Vediamo subito Gaggini che va all-in con Asso e Donna su Resa 510.000 di Parisi, va all-in per 4.965.000 e credo che il call debba essere assolutamente obbligato. Sì, l'all-in non è di Gaggini. No, l'all-in è di Gaggini, perché c'è il raise di Parisi a 5-10. Push a Gaggini con asse donna 4.965, Parisi a donna donna, carte marginali da parte degli avversari. Secondo me è un cold scritto, vero? Signori, cold. Si va, si riparte col botto esattamente come avevamo finito. Asso e donna per Gaggini, donna donna per Parisi. Ti piacciono le donne, eh? Comanda al 66% Parisi con la coppia di donne, a caccia di cuori, di scale e in particolare di assi, ovviamente. Gaggini, pronti per il flop? 10, 8, 4. Tengono le due donne fino ad ora. E adesso scende un po' la percentuale. Assolutamente, la percentuale va a variare, ma lo possiamo. Intanto vedete che rimane quella indicata per flop. Ora l'asso! E adesso la percentuale va a salire. Avete visto che c'erano solamente gli assi praticamente buoni, a parte le scale runner-runner. Esce proprio l'asso al turn. River 2. Piatto per Gaggini, che pesca la matta, giocava, aveva una possibilità su tre per flop praticamente e l'ha trovata. Di solito capita anche nelle migliori famiglie, quindi dama non può più passare su un raise così. No, beh, la mano è assolutamente scritta, devo dire che purtroppo sì. È andata molto molto bene alla coppia, alla asso donna. Gaggini quindi diventa clamorosamente chip leader con questa mano. Parisi è ridotta ai minimi termini, alle soglie del player out. 10.370.000 per Gaggini, 7.185.000 per Rinaldi, 6.605.000 per Maione, 3.755.000 per per Denis Caretti, 3.470.000 per Mongiovit, 2.785.000 per Colli e 155.000 per Parisi. Ovviamente poi si dice chip and the chair, però insomma in questo caso non stiamo con Parisi, no? Diciamolo. No, esattamente, ormai così i bui sono talmente alti. È assolutamente alla soglia del player out, rimane, come si dice in gergo, con le ossa della polenta. 1 milione e 2 milioni. Dopo, la mano che vede adesso è all-in in card, quindi dopo bisognerà vedere come se la giocano i contendenti al tavolo in una sorta di cooperation play, ma lo spieghiamo in maniera chiara. È chiaro che è molto probabile che a questo punto Parisi sia fuori dai giochi, ma ricordiamoci che nel payout una posizione in più può voler dire, non può voler dire, vuole dire dei soldi in più. Poi è chiaro che una posizione in più dal terzo al secondo posto, dal secondo al primo, vuol dire tantissimi soldi in più. Ma nel dubbio, anche se tu prendi un posto in più dal settimo al sesto, sai, portare a casa qualche migliaio di franchi a fronte di un'iscrizione di 400 euro, quindi 550 franchi all'incirca, una cosa del genere. Ecco, sì, voglio dire, ricordiamoci che guadagni una posizione, ti sei pagato praticamente tutti gli ipo con tanto di albergo per la prossima stagione, no? Sì, questo sicuramente, però non vedo come possa scalare una posizione con 150.000. No, ma assolutamente, però io ho visto spesso delle situazioni in cui i giocatori non sanno come muoversi in questi momenti e finiscono
finiscono a committarsi in maniera tragica con delle draw, con della roba inquietante. Perché fondamentalmente ci sono delle mani in cui basta fare dei call e dei checkare, sai che quella mano la vivi in pantofole con la pipa in bocca, aspetti che l'altro esca e poi si riparte a giocare. Sì, sì, beh. Però. Invece vedi call e arriva sempre un matto che fa all in per speculare e poi uno che si arrabbia dall'altra parte dice ah sì, ma hai fatto all in e allora call con 5-6 e poi gli scoppia ASK. Guarda, 5... credimi, ho visto della roba per cui a non saper giocare in queste fasi capita... Roba da circoli, però, e non lo dico in senso dispregiativo, nel senso che molta gente vive nel gioco delle cose come un affronto. In questo caso, ho visto anche quello che viene eliminato arrabbiarsi dicendo ah, tutti ceccati adesso e prima rilanciavate. Questo della gente nervosissima. Quindi hai scelto la persona giusta per essere scoppiati gli assi. Ah, è vero, te li scoppiano sempre. 11 tornei di fila di qualsiasi buy-in di torneo sia. Quindi. E perché non li foldi? È un po' difficile mandare i resti asso asso pre-flop e foldare gli assi. E beh, se vedi che te li scoppiano, basta, vuol dire che non sono le sue carte. Giocherò con 2-2 la prossima. Bravo, volta. Poi fai 3, scusami. Sicuramente. Giustamente Parisi va all'in per 135.000. Ecco, vediamo questa situazione che è interessante. Gaggini asso e 10. Notate che Gaggini, che poteva anche con quelle carte andare sopra e isolarsi, certo, decide solo di collare proprio per consentire a giocatori in altra posizione, quindi di piccolo e di grande buio, di entrare nella mano e conseguenzialmente aumentare. Caretti deve entrare nella mano, certo, fare call, chiaro. Aumentano le possibilità di eliminare il corto. Sì, ecco che Gaggini l'ha giocata come la doveva giocare. Gaggini sì. E idem Rinaldi, vedete, colla anche lui con K7. Certo, è chiaro che a questo punto K4 è messo molto male, perché se esce un 4 è sotto la coppia di 5, se esce un K è sotto K7, anche se ci sono possibilità di split, in più gli A6-10 aprono delle possibilità di vincere la mano ovviamente a Gaggini, insomma, anche in questo caso ci viene da dire, statisticamente non stiamo con Parisi che è al 13%. Questo è vostro, questo sì, è di tutto. Beh, il gioco per i fiori, quindi... Sì, sì, ecco, in subito un fiori. E c'è un 4, c'è, però certo. C'è la doppia asso e 10. Top 2 pair subito per asso 10. Quindi diciamo che fondamentalmente Parisi va a caccia 400.000 di 4. Questo è il concetto, molto semplice. Gli rimangono poche carte, due carte. Ecco, Parisi, Gaggini in questo caso punta 400.000 perché con doppia coppia dice beh, io non regalo niente perché sono comunque delle chip che posso portare a casa, quindi il ragionamento è più che sensato. Diciamo che fondamentalmente ci sono i 4 e... 2K, considerato che un K7 era già fuori, ma insomma no, siamo... mi sa che ce n'è uno solo di K. Sì, appunto, ti ribadisco, un K ce l'aveva K7 l'avversario, per K colli sì, devono di venire cuori. Fuori, devono venire fuori 2K. No, c'è perché... un K solo, perché colli è foldato, ha mostrato K cuori e foldato. Ah, ok, esce un fiore, attenzione, adesso si apre adesso un'altra strada con il colore. Adesso gioca per 9 carte. Che poi ovviamente sono meno, anzi, perché c'è chi ne ha già... il 10. Il 4! Visto? Cantano gli angeli che pur prima sono stati molto stonati per Parisi, che trova un miracoloso tris di 4 al river, rimane in condizioni difficilissime, 680.000, ovviamente la fortuna arriva nel momento in cui, non dico non ti serve più, ma è come rimandare la tumulazione fondamentalmente. Ragazzi, perché prima hai donna donna, l'altra asse donna e pesca l'asso, e quando sei in vantaggio al 70%, il fatto che adesso tu peschi un bel 4 a river dice ma vergognati. Ma ti serve molto molto poco, comunque vabbè, giocava ancora per 8 carte, visto che io non ho notato che asso 10 aveva il 10 di esattamente. Gaggini ne ha 10.345.000, non che cambi più di tanto la sostanza. Parisi da 150.000 va a 680, per adesso carità. Adesso OTG pusherei a Nipcard uguale, i bui sono talmente alti. No, ma è chiaro che, ecco, se adesso facesse un double up, probabilmente acquisirebbe un pelo più di forza. Poi l'abbiamo detto, la regola è chip and a chair, cioè una e una sedia bastano per vincere un torneo. C'è gente che ha vinto i braccialetti a Las Vegas con la fish. Sì. O l'indeleante. 10K per Mongiovì. Fold. Le folda. 9-9 per Colli. Qui diventa una bella giocata. Adesso vediamo cosa... E intanto noi ne approfittiamo per ringraziare anche
gli amici dello staff del Casinò di Campione, sempre disponibilissimi, ci hanno portato veramente anche un caffè, caffè. Ammetto però una cosa, sembra incredibile, io nella mia vita non ho mai bevuto un caffè. Ma dai. Ti giuro, non ho mai bevuto il caffè. È incredibile. Al massimo un latte macchiato con poco caffè, ma anche, anche latte semplice. Per cui io che di norma non rifiuto mai nulla, no? Mi portano una grigliata mista, la prendo, arriva un frigione, io lo prendo, arriva un bignè alla crema, lo prendo, mi portano un caffè. Quando dico no a qualcosa, mi guarda, no, ma non è mica possibile che Bonora rifiuti. Bene, Bonora non beve è caffè, guardato. Cosa di cui suppongo voi freghi praticamente nulla. Giustamente. 6,60 per il colpo. Quindi con 9,9 chiama. Eh sì, beh, la mano è un 84-16. Showdown, signore. Stiamo nuovamente con gli avversari di Parisi, che prima però ha trovato un clamoroso 3-4, però ribadisco era con uno stack ridotto all'osso a 150.000 chip. Adesso la mano è tutta per Colli. Il flop, l'asso. Il 2 e il 3 scala nuts al flop, scala nuts al flop. Allora adesso abbiamo, ci sono ancora delle ipotesi di full, di poker e di colore, diciamolo. Sì, dipende per la cronaca da... eh? È un po' fantascienza, però si può ancora fare. Basta. Eh sì, si può fare qua. Sì, perché se esce un 9 e un asso vince Colli, eh? Eccolo qua, un asso, un 9 per Colli adesso. River 5, piatto per Parisi, il ritorno dei morti viventi. Neanche Giorgio Romero avrebbe preparato uno show di questo livello. E clamoroso Parisi che ci regala due mani fantastiche. Roba e adesso ne ha 1.560.000, che voglio dire, e adesso... insomma, tu pensa Colli, in una mano come questa sarebbe salito a 3.5 milioni, nel dubbio sì, sicuramente avrebbero fatto comodo a lui, tanto. E Parisi, non dico che rientra della partita, però cos'è, di big blind? No, era prima di big blind, adesso di small blind. Sì, lui era nella bara, tutti erano lì che piangevano attorno, lui ha cominciato a bussare da dentro la bara, è arrivato il becchino, ha cominciato a scavare, lui ha detto scusatemi, sono ancora vivo, ha, e tutti un coperchio, si stanno asciugando le lacrime, e tra un po' però c'è il rischio che comincino a piacere gli altri 8, gli altri 6. Adesso 100.000, è tornato quasi 1.600.000, vabbè, comunque sempre 8 blind. Dovrebbe pushare per ancora 2-3 mani di fila. No, ma guarda, la forbice non è poi così nettissima in questo momento. Per carità, è in situazioni disagevoli, però abbiamo visto un qualcosa di clamoroso. Ammetto che questo... Hai capito perché io dico sempre, non è mai finita fino al river, mai esultare. No, qui poi rischiava di essere finita il flop, tra parentesi. E comunque devo dire, è veramente, e non per la splendida organizzazione, la partnership di Tambetto, che è un bellissimo lavoro, ma è uno dei più bei tavoli che abbia mai commentato, per il semplice motivo che è di una vivacità per le carte che vengono fuori, per le combinazioni, che è veramente divertentissimo da commentare. Chiaramente non mi smentisce, pusheresti da small blind. Sì, poi 8 e 10 di fiori se le giocano anche bene, folderà Gaggini con 6 e 10 off, e quindi tutto regolare, lui si porta a casa il suo piatto e va 1.880.000. Hai capito perché? Adesso vedete, io tifo per Parisi. Adesso giustamente... Scusatemi, è il giocatore palesemente underdog, cioè sfavorito, che cerca la rimonta, anche perché se io potessi raccontare di una risalita di questo genere trasformata in un trionfo, devo dire che sarebbe un qualcosa veramente da portare come vero e proprio spot del poker. Però adesso si trova di big blind Maioli, che credo che ne abbia 6 milioni, quindi lui da bottone dovrebbe stare attento a fare una mossa strana. Ah, ma sai, se poi vince? Ah, perché poi due su due già due su due da dominato non è mica male, eh? Ah, beh, vedi te. Uno prende una delle sue 10 carte al river, l'altro flop a scala nuts. Poi sai, se magari tu hai un asse 2, l'avversario ti colla con capadonna perché ne ha tante, tu parti davanti e la vinci. Dopo sei 3.700.000, sei terzo o quarto in chip count. Vedi, adesso cambia il fattore psicologico del giocatore. Adesso ha visto che gli hanno scoppiato le dame con asso dama. Sì. Giocavano per 3 carte e l'ha presa al turn. Poi vince due mani
con 10 carte. La prima dici, ma proprio adesso il colpo di fortuna. La seconda dici, aspetta bene che voglio capire meglio la situazione. Colli per me potrebbe già pushare. Io devo dire, è abbastanza corto. Sì. Ecco, vai in all-in. Rinaldi asso e 10... E ci può pensare bene. Dipende e ci può pensare bene. Dalla profondità dello stack di Rinaldi, non lo so quanto abbia, perché penso intorno ai 5 milioni. Call, riraise all-in, questo devi isolare i bull. Eh beh. La giocata non e intanto, è. E intanto sembra niente, ma per il buon Parisi c'è l'occasione di scalare una posizione? Sì, qui sì, adesso sì, perché comunque cioè, lui ha 1,8 milioni dietro. Uno lì per 2.045, un call di Rinaldi. Io avrei giocato diversamente, rireso lì, gioco le zappe testa a testa, partendo da avanti, perché comunque è dominato, ai liberi solo tre jack. Se Rinaldi. Folda Rinaldi. Attenzione adesso a Parisi, niente, due cartacce. Era un'occasione d'oro per Maiore Cappadonna, se ne va. Forse sai. Colli ha sempre dato un'immagine. C'erano anche molti giocatori che parlavano dietro. Attenzione, dopo sai, Rinaldi ce n'erano altri che parlavano ed erano tre giocatori pesanti, tra virgolette. Però vedi, probabilmente due, lui ha dato sempre un'immagine di un giocatore che è un giocatore cash game, ha skill, ha strategia, quindi ha preso uno scoppio prima, poi sta cercando di risalire anche lui la china, quindi da quella posizione di pushare per 2 milioni devi avere una mano. No, ma l'all-in di Colli con 2 milioni, vabbè, con questi bui, secondo me ci può stare. Lo fai tranquillo. Asso e 10 può essere anche sopra, però se è sopra, ma dopo hai quello più corto del tavolo e i due chip leader. No, devi isolare, devi fare il reso lì. Sì, il call sì, non è. Sì, esatto, devi isolare. Non puoi far call, poi cioè, a questi livelli qua. Però ti metti più in gioco la partita con asse 10 di fiori. Beh, io non conosco bene lo stack che ha. Beh, si gioca il torneo. Se uno dei tre dietro si fa sentire, il più corto ti può entrare in gioco. E vabbè, chiaro, dopo li crei. E te la giochi con lui per 1,880 milioni. E poi hai i due chip leader. Anche Colli, guarda, donna e jack di cuori, all-in, mi piace. Non male, Colli, che devo dire in questo tavolo è stato fino ad ora il più sfortunato. Sì, ricordiamolo, però, perché ha perso una mano. Asso 4 contro K donna e sarebbe salito a 10 milioni e poi ha perso questa mano 9-9 contro 5-4 asso e 10 di Gaggini. Sai che è l'occasione d'oro per pushare. È il chip leader, Gaggini è il chip leader a 10 milioni e passa di fish, mm-hmm. Deve chiamare, rireso lì, ne isola i bui. Sì. Deve giocare da chip leader. Se la gioca benissimo, vediamo cosa fa Gaggini. Non può far call. È un'occasione d'oro per volare a 13 milioni di chip, prendere letteralmente il possesso del tavolo, eliminare un giocatore che peraltro fa all-in per la seconda volta di fila. Da quindi posizioni iniziali, quindi UTG più 1 e UTG, se gli assegnano una mano è sbagliatissimo. Se ne va Gaggini. Affoldato asso 10 da chip leader. Mm-hmm. Non ci credo. Ma sai, ribadisco, sono giocatori che hanno investito delle cifre. Ma cosa aspettate per il Resarolina? Gli assi? Ce l'hai già, l'asso ce l'hai. Con un buon kicker, cosa può avere da UTG? Beh, può avere tante cose. Sì, ma il range di mani a questi bui ormai è talmente ampio che è già la seconda volta poi di fila. Se sai che è un coin flip, te lo giochi? Se sai che è un colpo con 10 milioni tutta la vita, ma non guardo neanche le carte. Perfetto. Io non guardo le carte da bottone. Stiamo scherzando, mi trovo asso 10 da bottone con un TG, mi pusha per 2 milioni con dietro 10 milioni e mezzo, è instant. Rireso lì, mi gioco. No, cosa mi gioco? Il 20% del mio stack. Che senso ha? Cosa aspetto? Gli assi per chiamarlo? Certo, il K. Certo. Asso 10 è una mano più che buona per riresare e isolare il tavolo e soprattutto creare un player out e rimanere in 6. Quindi la giocata è sbagliata, non si giocata, fonda su 10 okay, da bottone, okay, sbagliatissimo. Perfetto, ma mi piace avere una tua considerazione tecnica, perché tu essendo anche un ottimo coach sei in grado di... Secondo me questo giocatore ha bisogno veramente di essere coachato, non dico da me perché io non voglio essere quello che dice cosa fare, però questo giocatore secondo me non ha tanta esperienza di un final table. Asso e jack per Gaggini. Ma guarda che è normalissimo, parliamo di buoni giocatori. Bene, poi da cutoff mi fa questa giocata qua, asso jack riapre, giustamente, ma perché non chiama? Cioè, questa non è legittima, raise. È certo che è legittima. Aspetta, allora questo raise è dovuto, non ci sono dubbi, giusto?
Il call precedente invece è un'altra mano, è completamente un'altra mano il call precedente. Sì, ho capito, ma... Cioè, no, poi tu mi dici da fare, ma non c'entra il fatto che lui faccia questo raise con asse jack col fatto che non abbia collato con asse 10. È un'altra... Sì, è veramente un'altra situazione. La action della mano è diversa, però dico... Adesso non, a carte viste, che noi vediamo le carte, sì, cioè, un giocatore che è il chip leader del tavolo finale, con 10 milioni e mezzo di fish, deve investire il 20% del suo tech per creare un player out. Giusto? E con la possibilità di andare a 13 milioni. Hai due carte buonissime. Cosa hai paura? Dei blind pieni? I blind pieni sono pieni una mano su, una volta su 25. Ok. Soprattutto hai lo small blind che è secondo chip leader. Re-raise all in. Se loro non hanno due mani, quelle due mani, è fold tutte le volte. E ti giochi la possibilità di creare un player out. Poi da cutoff apri con asso 10. Da cutoff, essendo chip leader, puoi bullare il tavolo e aprire any two card. E invece un giocatore che gioca solo con le carte in mano e mi fold asso 10 da bottone non ha senso se sei un giocatore che giochi con le mani, con le carte in mano. Certo. Cioè, vuol dire che non hai skill. No, ma io ascolto ogni tuo concetto perché è giusto che quando uno è opinionista tecnico dia un'opinione, ed è una cosa che apprezzo moltissimo. Poi le opinioni possono essere considerate giuste o meno, qua matematicamente mi stai dicendo questo è un call che va fatto. Poi ci sarà la volta che lui quell'azione te l'ha fatto con asso e K e perderai. Va bene, gli scoppi esistono. O che con donna e jack lui vinca la mano contro il tuo asso 10, però rimane il fatto che è una giocata da fare. Parisi, che è il più corto, a 9-9 e direi che è pronto per farsi sentire. Io credo fold. Che abbia pushato, non 200.000, fold, non fold. 200.000. Fold. Non no, adesso vedremo l'azione, ma se tutti foldono vedrai che... Beh, solo check? Ha fatto call 200.000 con 9-9 da Oddio Dio, oddio Dio, questa è brutta brutta. Ah no, ma non ci voglio credere. Ecco, adesso dove sei? Beh vabbè, sul check dell'avversario con due assi fuori ci sta che tu con 9-9 sia ancora davanti, certo. Però... E se c'ha il 10? All-in. No, vabbè, perché poi va all-in che ti fold. Probabilmente ti fa col solamente uno che è davanti. Va bene, adesso lui ha simulato gli perlomeno un asso. No, giusto? Vabbè, ma allora lasciamo perdere questa mano qua. Non diamogli peso. Il concetto è, lui ha fatto questo call sperando che uno pushasse per poi giocarsi non credo, uno all-in. Non credo. Fa impazzire. No, non credo. Beh, cosa fa? Call così? Avrà un'idea di quello che fa nel momento in cui fa call con 9-9? Non conosco il giocatore, io ci ho parlato solo due volte in questi giorni del torneo, ma... cioè con 1.800.000 fai col 200.000. No, per me non ha né capo né coda, ma lui lo fa con l'obiettivo che qualcuno dica all-in per fare call. Mi penso che sia scontato, non penso che lo possa giocare diversamente. Per me devi andare all-in subito, siamo tutti d'accordo. Resti tutta la vita, ma non c'è un dubbio. Resti tutta la vita. Ma ti sto dicendo, al di là che sia un progetto ipoteticamente sbagliato, secondo me il suo progetto era quello. Sì, aspetti che uno degli altri sei giocatori dietro ti... usciresti, ma poi dopo ti trovi in condizione di chiamare con 9-9, quindi che senso ha? Push, basta. Asso e donna per Gagini off. Visto, ancora. Effetto un rilancio. È il classico giocatore che gioca con le carte in mano. Da CP le fa dietro 10 milioni e mezzo. Devi aver paura solo il secondo CP, devi bullare il tavolo. Se no qui tiriamo domani mattina a fare race call. A un tavolo finale la meccanica del gioco è molto diverso. Mm-hmm. Non esiste raise call, esiste raise. Attenzione perché colli è corto. Chiaro, e con asso e 9, beh, corto poi è risalito un po' con quei due all-in, però adesso deve decidere se pushare o foldare. Io penso che la giocata sarebbe all-in. Però quel giocatore lì... Di bottone, vedete? È di bottone. Quel giocatore lì ha giocato solo fino adesso con history con carte in mano e lui lo sa. Però con asso 9 da bottone, dove sei? Rischi di essere dominato. Un raise da fuori posizione, con che carte te le fa? Difficilmente con un asso con un kicker inferiore, bene che vada con una coppia inferiore al 9, bene che giusto vada. Il fold. È un giocatore Cash Game, sa benissimo che parte... È un buon giocatore di Cash Game, conosci bene? Io lo conosco perché so che gioca Nova Gorica, gioca B2-4 e 5-10. Beh, insomma, non è che abbiamo parlato quindi, di pochino, eh? No, quindi cioè, conosce bene la meccanica del gioco, sia MTT che Cash Game. È un giocatore dotato di skill, di strategia molto buona. Intanto siamo pronti per il cambio dealer, vedo arrivare Raisa. E ormai abbiamo conosciuto tutto lo staff capitanato magistralmente da
Andrea Bettelli, dalla sempre brillantissima amica Mara Curci. Credo che veramente ci sia uno staff di primissimo livello, sia a livello tecnico, penso che le immagini parlino chiaro, sia a livello caratteriale, perché davvero poi ci capita di essere in gruppo con i dealer nel post serata a bere qualcosa, perché i turni di lavoro sono ovviamente molto impegnativi. Certo. Si diventa amici, devo dire, persone di una squisitezza unica, ma evidentemente Andrea Bett ha lavorato per trovare il giusto equilibrio tra la professionalità e la familiarità. Sicuramente, poi io li conosco tutti, come ripeto, questa è casa mia, li conosco Andrea Bett da tantissimi anni, tutti i dealer del terzo piano. Sono amici, si va fuori a bere insieme. Però continuano a scoppiarti gli assi. Vabbè, ma quello ci sta, gli scoppi fanno parte del gioco e come te lo fanno lo scoppio? Poi, cioè, il dealer c'entra poco, la giocata dall'avversario che ti scoppia gli assi. No, ma infatti è bello che tu dica questo, perché il giocatore nei primi tempi succedeva che si arrabbiasse con il dealer, adesso ormai abbiamo capito. Ma no, ma dai, il dealer cosa c'entra? Ma figuratevi. Lui gira le carte, poi se... è la meccanica della action che va a scoppiare. Attenzione, ecco. Raise di Carretti con 10 jack, trova Parisi con asso e asso che decide di pushare. Adesso gli chiede il count. Va all in. 1.700.000 più. Ti chiedo una cosa. In una mano come questa, ci poteva stare solamente un call? No. Io sono per l'all in, sia ben chiaro. Anche perché l'altro si può sentire committato e può decidere di fare call. Sì, sì, però se tu fai solamente call, appena arriva la c-bet dell'avversario, tu pushi. E se floppa doppia? Floppa jack 10? Ho capito, ma non ha senso in un final table, non ha senso flattare gli assi. 50. Gli assi non si flatta mai, te l'ho ripetuto prima. I blind possono essere pieni una mano su 25, lui apre da bottone. Ho capito, ma con il tuo lascia perdere. Allora è ovvio che allora lo slow play non esiste mai, perché sono resa con 9-4, dici, ma se fa tris di 4, vabbè, allora sì, non parliamo più. No, sì. Facciamo un ragionamento diverso. Lui resa 500.000, è chiaro, tu vai all'in 2.200.000, lo impegni per 4, lui può essere impegnato con una coppia di 9 e decide di fare call. Bene, in quell'ipotesi di ti fa call. In un caso come questo, in cui fa questo raise abbastanza standard, se tu lo colli, vabbè, adesso folda, ma il tuo obiettivo è mica che foldi, eh. No, infatti, ma tu non... Allora, quando... Non lo so, flattare gli assi da big blind. Ho capito il tuo discorso, però metti che tu fai call, costruisci il piatto. Quando il flop è, non voglio dire jack 2-2, che allora vabbè, hai apparecchiata la tavola. Certo. Ma se il flop è 7-4 e 9. Rainbow 6-4-9, te la faccio ancora più facile. Lì la giocata sarebbe diversa. Una volta che ho flattato gli assi da big blind e mi scende un flop che mi permette di fare qualsiasi giocata, posso fare un check call, un check raise, una dog bet, gli faccio mettere... No, io non vado mai a dog bettare, se no ho perso l'efficacia della mia mano con asse e asse. Voglio vedere se c'è una coppia che... Ma io non voglio vedere niente, io aspetto che lui ci metti per portare via uno stack più alto. E tu checki da big blind flattando gli assi, lui farà sicuramente mezzo pot. E tu devi far call. E allora? La giocata ci sta. Ah, ecco, allora... Quel senso di giocata, però è letteralmente corto il big blind, che ha... 10 blind, da big blind si trova gli assi. Se il bottone realmente ha una mano con lo stack imponente che ha dietro, ti chiama. Lascia perdere, se lui ha 9-9 o asso e donna, è ovvio che lui ti fa instant call. Certo. Tu devi ipotizzare che abbia questa mano marginale e tu ti porti a casa una c-bet. O addirittura, se il flop è apparentemente il suo, gli porti via tutto. Sì, ho capito, però vedi, se ti ripeto, tu puoi fare tutte le giocate che vuoi. In un tavolo finale non si flatta mai una coppia monster, mai. Non ha senso flattarla. Occhio Rinaldi intanto, che di bottone con 9-9 si fa sentire, come è normale che sia. 560. Attenzione, io sono perfettamente d'accordo sull'olina, è un race per 4 fondamentalmente, sfondi una porta aperta. Però a carte viste, in un caso come questo, tutta la vita meglio un call. Vedi, ecco qua, c'è il big blind che fa call con il nostro giudice, con quasi 11 milioni di stack. Quante ne avrà Rinaldi dietro? 5 milioni? Esce il 10 ed esce l'asso. E adesso cosa fa? Ma cosa fa? Check, deve fare check, deve far check. Bet 500.
questa per me è una giocata opinabilissima ed è dire poco. Lo fa scappare, check ma dietro, certo che deve cercare dietro, checka dietro, check col solo di quello che fa lui, check, certo, fagli certo. Comprare una carta gratis, fagliela anche comprare, check call turn bianco, check. Allora, questo push arresti tu, spieghiamola perché questa è completamente sbagliata. Allora, il bottone resa con 9-9, tu con asse 10 poi call. Che non ha allora, senso. Tutta la vita sei sopra range e devi decidere di pushare, giusto? Ma non pushare, da chip leader. Re-raise? Sì, re-raise. Perché comunque dietro quasi 11 milioni. Ho capito, re-raise. Ma re-raise committandoti sapendo che gliele fai mettere tutte. Certo che gliele faccio mettere tutte. Bene, quindi te le giochi tutte. Il call ovviamente non ha né capo né coda. Quando il flop è quello, tu aspetti la chip del tuo avversario. Dopo sono che a parlare, da big blind checco, faccio mettere, al massimo mi checka dietro in posizione. Sei un giocatore... furbo, mi checka 10 o prendere una carta gratis, non penso che scenda proprio il 9 al turn, perché comunque scendono due carte, cioè due carte per giocare. Checki. Esistono delle carte che possono frizzare l'azione, che sono il jack e la donna, questo è innegabile, sì. Però rimane il fatto che con doppia asse 10 io aspetto quantomeno di portare a casa la cibè del mio avversario, ma giusto? Sicuramente, ma primo ti ho detto, la mano è sbagliata facendo call da big blind con uno stack imponente come a lui, secondo, non si esce in double bet con top 2, cioè si checka rainbow, su un flop rainbow così, ha solo paura di donna jack. Intanto collice, asso e donna, e penso che lui di dubbi non ne avrà più di tanti. Ma lui sicuramente. All in, e asso e K per carretti. E non può foldare, call. Che non gli vengano delle fantasie. No, no, ecco, infatti, le mette tutte. Giustamente. Le mette tutte. Passano tutti, perché se non hai una mano buona. Rinaldi se ne va con 6 e jack. Parisi. Dice Parisi qua, fold da instant. Sì. Parisi ha l'occasione d'oro per scalare una posizione. Maione folderà K10. Sì. Tre dame libere. A caccia di donne colli. Carretti guarda il cielo dicendo è l'occasione d'oro. Un K è già uscito perché Maioli ha foldato K10. Eh sì. Le prime tre carte. Donna! Donna! 7! L'ho detto io, l'ho detto subito. Cantano gli angeli per Colli. Impietrito Carretti che dice proprio la volta che arriva al final table sta roba. No, out. Il jack. Aia. Sono buoni con anche 10. Un 10 si chiude la scala, il 3 di quadri non serve, sono buoni piatto per Colli, beffa per Carretti che sbuffa sale. Disgustato dal destino. Adesso sale. 5 destino milioni. Che ovviamente l'avrà fatto vincere tante mani per arrivare a un final table in un torneo da 848 giocatori, però destino che è impietoso all'atto finale, cioè quando si arriva al final table televisivo. Brutta botta. La mano era standard, era all-in da parte dell'uno e dell'altro. All-in call. Però questa è una mano devastante per Denis Carretti. Sì, sì. E vi avevo detto che Stefano Colli era stato il più sfortunato in questo tavolo. E invece in questo frangente cambia tutto, il più fortunato cambia tutto per lui, perché la dea bendata che prima l'aveva trascurato ora decide di baciarlo in fronte, anzi la direi stessa, anche in bocca, la stessa cosa che è successa a Parisi, visto che sono uscite due donne direi in bocca con la lingua sì. Perché devo dire che è stata assolutamente benevola, ragazzi, death poker. E poi pensate il fatto, lui è andato primo all-in con dama jack e jack deuce. Esatto, ed era dominato in due occasioni. Abbiamo visto due fold sui quali si poteva anche discutere, molto discutere, e si è salvato, sì. E adesso ha vinto questa mano da dominato e comunque è andato allo showdown con una mano legittima a Sodama, quindi fa pensare che le prime due volte una mano ce l'avesse, noi vediamo le carte. Sì. Ma da UTG più 1 che vai con Jack 10. Gaggini adesso ha 11.425.000 chip. Maione 5.885. Rinaldi 5.805. Colli 5.410. Mongiovi 2.950. Parisi 2.800. E Carretti 50.000 chip. Pagherà forse le ante. Sì. E Parisi che era rovinato, era già andato al Monte dei Pegni praticamente, si ritrova con 2.800.000 con la possibilità di scalare una posizione ma ancora nettamente in partita.
Incredibile questo final table, è il primo final table grazie alla preziosa partnership di Titanbet, e devo dire che Andrea Bett, organizzatore dell'evento, è stato fortunato perché potrà tenere il DVD di un final table assolutamente da raccontare, divertentissimo ragazzi, divertentissimo. Olindi Caretti con 30.000 chip. Perché, ma perché col da bottone con 11 milioni e mezzo con dama 10? Eccolo qua. Non ti piace questo call? No. Adesso si è trovato il reso lean del big blind, che è Mongiovì. Asso 4. No, cerchiamo di capire meglio. Allora, Mongiovì va all in con asse 4 di cuori. Grande Salvatore. È un attore. Asse 4 contro quattro donne. Non fateli uscire la donna perché sono. Beh, io credo che a donne Carretti non so nella vita privata, non ma quest'oggi le maledica a sufficienza, perché ne sono uscite due prima che l'hanno falcidiato. Non le vedo arrivare stavolta. Lui solo l'asso, ha visto neanche il kicker. Il 2 di fiori, solo una donna, se no Carretti ci saluta. Solo tre dame. Non c'è, il piatto è per Mongiovì, stretta di mano sportivissima. Parisi scala, eh? E Parisi scala una sì, posizione. Io l'ho detto, adesso io tengo per Parisi che era praticamente morto. Gran colpo e beffato Carretti che... Come dice Fabio Caressa, era nel baratro. 100.000, E invece adesso è in vetta. 4 river, è una scalanazza al flop. Altra musica, adesso a 2.880.000 chip. Cambiano ancora gli equilibri al tavolo, questa volta marginalmente, perché praticamente Mongiovì porta a casa le 30.000 chip più i bui e gli ante di questo tavolo. Ma di Maioli e... Sì, lo stack non va a cambiare in maniera radicale, però devo dire che Carretti era stato a un passo dalla vetta con questo asso K contro asso donna, due donne lo hanno letteralmente condannato, si era aperta anche una draw a scala con un 10, ma non si è materializzato. 3 di quadri al river e piatto per il suo avversario, che è Stefano Colli, che ora ha oltre 5 milioni di chip, tutta un'altra partita. Rinaldi 6-8. Cosa conta vincere i piatti al momento giusto? Conta questo. Ma è ovvio che il giocatore fortunato, come diciamo sempre, non è quello che vince più coin flip degli altri, è quello che vince coin flip che contano. Coin flip o anche colpi all'80 o al 70, voglio dire, o al 60, però 600. Li vince quando contano. E quelli sono i giocatori veramente fortunati. Vinci quel colpo alle World Series, ti cambia la vita. Lo vinci a Natale con i fagiolini, sai che te frega. Fai un minestrone in più. Insomma, voglio dire. Raise a 600.000 di Parisi con 5-7 di fiori. Parisi ci fa vedere un poker un po' brillante. Questa mano è dovuta dall'asso asso in push da big blind. Adesso lui si permette di resare perché gli ha mostrato. E piatto per Parisi, visto? Ne aveva 150.000, ragazzi, adesso ha scollinato i 3 milioni, Rimane sempre a 12 blind, però adesso, adesso è un'altra partita, adesso le carte faranno la loro, però Parisi ha indovinato un qualcosa di irraccontabile, diciamolo. Ha preso due mani in azza. Fantastico. Mongiovì che è il più salottiero del tavolo. Sì, Mongiovì è un attore nato, lui. Teatro dall'inizio alla fine, sempre. È anche un buon giocatore? È un bravissimo giocatore, Salvatore Mongiovì. Nel 2010 credo che abbia fatto 5-6 tavoli finali nei tornei qui a campione. È un giocatore che sa giocare a poker. Sa giocare veramente poco. Sì, perché il difetto dei pokeristi è che si sentono sempre più bravi degli altri. Invece vi garantisco che spesso e volentieri i più bravi sono gli altri. Capita. E i più bravi sono quelli che sanno capire di essere meno bravi degli altri. Ecco, è indovinato perfettamente. Mongiovì ora jack e 7 di fiori. Da dealer.
Ah, quando decide di fondare. Quando annuncia voglio rubare, vede prima carta 7. C'è poco da rubare lì. 7 e 5 di quadri per Colli, c'è un walk. Belle notizie, guardate l'espressione del giocatore che segue. Mamma mia, ma questi bulli non si può fare walk. Signori miei, non si fa walk. Un raise va sempre fatto, eh? Ma in 6 giocatori, perché fare un walk? Non ha senso. Gaggini a 11.165.000, Cipri, Rinaldi 5.965.000, Maione 5.625.000, Colli 5.050.000, Monzuvi 3.360.000, Parisi 3.160.000. Questi sono i 6 superstiti del final table della 7ª edizione dell'Italian Poker Open dal Casinò di Campione d'Italia in diretta streaming nel final table prodotto da Publivideo, vero e proprio riferimento per quanto riguarda le produzioni pokeristiche italiane, ma devo dire a livello di service, ma in realtà italiane per modo di dire, perché viaggiamo veramente per tutto il mondo. Ah beh, sì. E quindi non perdetelo questo final table in collaborazione con Titanbet. Vedete la partnership ben evidente nel monitor alle spalle dei giocatori. Monzuvi intanto asso. Secondo e 13 te cosa ori. Fa adesso Monzuvi da cutoff? Secondo me raise. Minimo. Bui quante sono adesso? Dovrebbero essere 100.000-200.000. E allora se ha 2 milioni e 6 è spiccio per andare in all-in. Sì, non può far raise, non ha margine per resare. Noi consideriamo sempre, si dice che dai 10 bui si va in all-in o fold, ma spesso anche con 12 o 13 si fa questa azione. No, si fa da 13M in giù all-in, quindi 10 bui, adesso qui siamo già arrivati a un livello veramente quasi ingiocabile. Via. La teoria è dai 13M in giù si pusheresti. Asso e due per Colli di bottone. E adesso ha reso lui. Eccolo pronto. Vediamo come decide di agire. Raise 550.000, io farei. Adesso lui ha oltre 5 milioni di chip, per cui il suo gioco cambia radicalmente. Rinaldi non è della partita, suppongo, con un 9 e un 4 off che hanno veramente poco da raccontare. Le butta. Fatto 2,5, raise 450. E donna e jack di Parisi. Io pusherai i resti. Scusa, cos'è il commento che hai fatto? Lui completa, mi sembra. Sbagliato. Push rest. Esatto. Anche perché prima da big blind gli ha mostrato gli assi. Il flop. Auguri. Tutto per Colli. Buono col 2. Però si cecca ed esce un K. Dovrebbe a questo punto bettare ipoteticamente Colli? Vediamo se non bette da un segnale di debolezza o fossi in Parisi qualcosa metterei. Bravissimo. Però uno dice, perché da big blind con KX non mi vai sopra? 10. Check. No, check. È buono quello. Non appena girarle. Showdown. Molto timido, Parisi in questa mano. Grandi errori, grandi errori sul turn, deve puntare, qualcosa gli dà. Io l'avrei bettato sul turn, sì. Al river va bene anche il 10, il big blind può avere 10-4, 10-5, completa, 10-9, jack 10, può avere un sacco di carte. Io avrei giocato la mano diversamente. 100.000, 200.000, resa 4,50 da bottone, il bottone resa sempre, 2,5. Gli fai una tribet, probabilmente a su due passa, perché comunque prima da big blind gli ha mostrato gli assi. No, ma ho capito, però non è che, va bene che c'ha gli assi, però non li ha più, non è che li ha tutte le mattine. Sì, ho capito, però vedi, dà anche un sacco di te, lui fa call, poi si muove troppo. Chi? Il Parisi. Si muove troppo? Mi sembra impietrito. No, si muove, guardate quando... Cosa fa? Si muove troppo, da troppi tè col corpo. Ho capito. Mi sa che Colli l'ha capito e adesso continuerà a bastonarlo quando è blind. Si muovono tutti, dai, non vedi? No, ma si muovono quando ha foldato. È Monzuvi, guarda. 7-2, ma lui si muove anche quando c'ha gli assi. Sì, perché adesso poi, dico anche questa, c'è quella mania di guardare i tell dei giocatori. Ecco, che non divenga... Avete presente il film Asso con Adriano Celentano quando guardava l'avversario che gli tremava l'orecchio, no? Quello è un altro discorso. Ecco, ricordatevi che il poker è un'altra cosa. Cioè, il poker è soprattutto tecnica.
Poi certo, i tell sono un completamento, la conoscenza dei tell degli avversari, ma la base è tecnica. Certo. Per cui non è che noi dobbiamo dire ti facevo bianco, provate anche a vedere come si sviluppa la mano. Ma io penso comunque, sai, i tell vanno letti ad un livello di gioco con giocatori al tuo livello, quindi lì puoi giocare anche i reverse tell. Intanto asso e 8 raise e Colli porta a casa il piatto. Vedete, qui non è un fatto di tell, qui ha detto ho la posizione, faccio il mio raise. Bravissimo. E si è mosso di conseguenza. Un poker abbastanza il big blind con asso 5 ha fondato con dietro 11 milioni e mezzo. Sì. Questo fa capire tante cose. C'è rimasto in 6 con 11 milioni e mezzo, ragazzi. Si apre 9 mani su 10. Sì, eh? Ma dai ragazzi, non possiamo fare raise call a bui 100.000, 200.000, ante 20.000 con dietro 30 blind. Va giocato in un, il final table va giocato in una maniera diversa, un'altra meccanica, un'altra action. Ma tu ci arrivi mai in final table? Io quando ci arrivo poi mi scoppio. No, ci arrivo in final table. Hai vinto, dai, hai vinto inside l'ultima edizione dell'Ipo 6, eh? Sei, oh, da chip leader ho splittato in 8, ragazzi. Che signore che sei, eh? Lo fanno in pochi, eh? Sì. Lo fanno in pochi. Ah, io non faccio testo perché io, se si parte in un torneo da 1200 giocatori, uno viene eliminato, io comincio già a organizzare un attenzione deal. Attenzione che Colli, asso dama a cuori. Effettua il logico rilancio. 450.000. Se ne va. Però la terza mano che continua ad aprire. Rinaldi. Lo emula Parisi. Gaggini, donna donna, attenzione. Qui ci divertiamo. Re-raise. 1.700.000. 1.700.000 su un raise a 450.000? Mm-hmm. Insomma, lunghissimo. Frizzantino, eh? Mettiamola lunghissimo. Così. Adesso Colli gli assegna una coppia da 10-10 in giù, e invece lui ha le dame. Sì, a me non piace neanche un po' con donna-donna questo rilancio così lungo. Troppo lungo. È il segnale di un giocatore che ha tanta paura, dai. Infatti lui ha paura. Lo vedi che fold asso 10, poi tribetta con asso jack. Va lunghissimo su... Ma la 3-bet con asso jack... Ci sta, comunque ci stava la posizione. Il concetto è che ha foldato quell'asso 10. Però in generale vedi che è un giocatore molto molto chiuso. Ma io, attenzione, non sto criticando. Io sto rispettando della gente che ha investito, tra virgolette, sì, 450 euro e rischia di vincerne 65.000. Cioè, sì, volete che non lo capisca? Cioè, come... Ma guarda, io sarei messo come loro. Se scopro che mi posso comprare mezzo monolocale, sì, beh, in chiaro, base a quello che succede con le carte... Io quell'occasione me la gioco fino all'ultima e rischio bravissimo di giocare anche peggio di come giocherei in altre situazioni. Bravissimo, però vedi, se, se ci fosse al tavolo un giocatore professionista che capisce che tu sei scary money e fai questo gioco, stai giocando questo tavolo finale per comprarti il monolocale, 9 mani su 10 ti apre e ti autoplayato. Fuori, non so, ma io sto dicendo, so che la giocherei peggio di come giocherei se non avessi questo timore del denaro. Sì, attenzione, sì, attenzione, perché credo che Colli abbia deciso di spingere. Non ho capito se ha già dichiarato l'all-in. Ho sentito il sottofondo della dealer. Evidentemente non l'ha ancora dichiarata questa azione. Ci sta pensando molto. Bella sfida, io non sarei uscito così lungo perché mi tenevo del margine per far pushare il mio avversario e per me potrebbe anche foldare, Colli. Non lo so, è andato troppo lungo. All in. Call. Ok, si va ai resti. È al 66% Gaggini, al 34% Colli. Non ha ancora chiamato, gli ha chiesto il count. All in. Allora perché la dealer continua a dire all in, vorrei capire? Infatti lui non ha ancora chiamato. Ah, beh, vabbè. Non ha ancora chiamato, ma cosa aspetti? Bisogna chiamare l'Eli Soccorso, se fold. Ma insomma, stai scherzando? Sì. Cosa sta pensando? Mano che non si può mai foldare. Ma in due ne zappa, in sei left, tavolo, fino al table. Ma cosa stai per... C'è il CP, c'è 11 milioni e mezzo, difficile.
non parliamo di niente, veramente. Non si può mai, e cioè, dico mai, foldare. A casa mia questo si chiama slow roll. Sì, capisco il tuo discorso. Cioè, se poi ci pensi con 11 milioni e mezzo dietro... Sì, c'è l'altro che si arrabbia quando poi ti fa vedere donna. E poi donna, mi mostri donna. Oddio. Oddio, Dio. Cosa fa? Call. Ah, ok. Ah. Avevo capito fold, cioè, mi stavo venendo un infarto. Mi stavo venendo. Donna contro la sua donna. Capisci che lui ha capito che è uno slow roll. Hai visto l'espressione della faccia che ha fatto? Sì, dice, guarda che dice, come dire, ma contento tu, ci pensavi pure. Vabbè, donna contro la sua donna, entriamo nel vivo della mano, in tutto e per tutto, vissuta con passione, pronti per il flop. 4 di picche, asso! Le donne, attenzione, le donne, le carte a picche sono tutte per Gaggini. C'è il draw. Però ha pescato l'asso Colli, che è passato statisticamente davanti. Ancora un asso, una carta di picche, non più le donne, perché chiuderebbe full assi e donne Colli. Una picche. Carta di picche è l'unica che può far vincere. Non arriva asso e dama. Colli vince il colpo al e diventa il chip leader. 33% e diventa il chip leader. Devo dire che prima Gaggini aveva vinto un colpo al 30%, adesso però devo dire una cosa, aspetta Ivan, il concetto è questo, adesso è un'altra partita, perché Gaggini chip leader, che secondo me è un giocatore, diciamo, non delle stesse qualità di Colli, certo, ha un'incidenza minore su questo tavolo, certo, adesso, di quanto non ne abbia Colli, adesso, perché adesso Colli chip leader comincia a bastonare. Hai visto? Quando tu non chiami i resti con asso 10, doveva chiamare e c'era il player out. È vero, c'era il player out, adesso è quello che ti ha condannato. Bravissimo, quando tu non condanni l'avversario che è short, poi se lo fate risalire, lui ti condanna e ti scoppia le dame. A parte che io non capisco cosa ci ha pensato così tanto, cioè ha slorollato da big blind. Cioè, questa mano non ha senso, ragazzi. Almeno 10 volte. Per me è un giocatore che non so se abbia tanta esperienza. Adesso comunque chip leader Colli, adesso vedete. Allora, attenzione, Colli è volato a 12 milioni 480, Rinaldi 5 milioni 805, Maione 5 milioni 365, Gaggini 4 milioni 825, Mongiovì 3 milioni a 3, Parisi 2 milioni 550. Considerate che Gaggini potrebbe essere adesso a 17 milioni. Bravissimo. Rendetevi conto, sarebbe letteralmente un altro mondo. Devo dire che Colli, insomma, ha fatto asso dama, asso K, due dame. Da chi vi ho detto che eri più sfortunato? Adesso asso dama, due assi. Cambiata la musica, sì, cambiata. Vedi, adesso vuol dire tanto. Due mani della dominato e ha vinto. Due mani della dominato. Adesso cambierà il gioco. Cambierà molto il gioco adesso. E ha perso una mano in cui invece era nettamente favorito. Ha perso anche quella col corto, meno incisiva. Certo. Però vorrei ricordare che l'ha comunque persa. Insomma, adesso Colli comanda il tavolo e a mio parere adesso nella miscela tra qualità di gioco e stack Colli è il favorito in tutto e per tutto di questo final table. Ha un'altra... marcia. Poi devo dire sfortunatissimo, Gaggini. Sì, beh, dopo... Cioè, non mi è piaciuta l'esitazione prima del call, tanto che Colli ci è rimasto stupefatto. Si è vista subito l'espressione del giocatore. Dopo uno ci pensa così tanto, dici, beh, se ci pensi così tanto, male che vada, giocherò ancora in flip. Cioè, tu dici, male che vada, avrai 10-10, jack-jack, se va proprio male. Se va benissimo, c'hai asso e jack. Quando vedi donna, dici, beh, e questo ci pensava pure. Hai capito, cioè, un giocatore che gioca tanti tornei lo interpreta come uno slow roll. Se mi fai uno slow roll a me, io mi incazzo. No, lo so, è mancanza però... di rispetto, ragazzi. No. Cioè, sei il chip leader. No, qui te la devi far passare l'arrabbiatura per il semplice motivo che stiamo giocando un torneo che regala una prima moneta importantissima, sì. Ma con giocatori che di buy-in hanno pagato una cifra contenuta, ed è anche la formula vincente dell'IPO, che certo, non a caso raccoglie 850 iscritti. Vuol dire che devi portare rispetto a della gente che fino a prova contraria non ha speso 3.000 euro per iscriversi, si è messa la felpa col cappuccio e gli occhiali dicendo sono un pro e poi non tiene le carte in mano. Hai trovato degli amatori, perché tali e
evidentemente molti di questi dichiarano serenamente di essere, che hanno investito 450 euro per venire a fare un bel weekend da campione. E allora devi accettare anche però i loro eventuali limiti. Sì, però dico va bene. Allora parliamoci chiaro, questo torneo c'era sui Sirinaldi. Stai tranquillo che se sono al tavolo finale sui Sirinaldi mi fa una cosa del genere, dico cosa fai, sei matto? Se me lo fa un giocatore non esperto, io serenamente Claudio, per come lo conosco io, no vabbè, ma è ovvio che non lo farebbe mai nessuno, mai, ma neanche dall'inizio carriera avrebbe slorollato le dame da chip leader sul big blind contro asso dame. Ma io non ho neanche un dubbio, sto dicendo se me lo fa un giocatore professionista, io dico ma mi stai prendendo per i fondelli. Se me lo fa non professionista, capisco che per lui è normale così. Questa è la verità. Da cosa viene preflop, da cosa viene battuto? Da due mani, da KK e asso asso. Ma io sono d'accordissimo con te, ma il dubbio non esiste lontanamente. Noi dobbiamo fare una considerazione completamente diversa, che è prettamente dettata da una inesperienza di un giocatore che sta vivendo comunque il suo sogno. Allora ne approfitto intanto per salutare Ivan Ferrari, questo per dimostrare che non appena uno non è d'accordo con me lo caccio via, e ritorna Paolo Luini, perché ci sono delle linee di condotta nel giornalismo importanti, quindi fuori, e la prossima volta d'accordo con me, se no poi vai a commentare con degli altri. Ma hai visto che la seconda volta vuol dire che sei andato bene la prima, ma sappi che è l'ultima, grazie comunque. Ok, va bene. Grazie all'amico Ivan Ferrari della scuola Bad Boys, e riaccogliamo Paolo Luini. Grazie a voi, grazie Jack. Salve a tutti. È davvero un piacevole commento con Ivan di casa a campione, un ottimo giocatore, un ottimo coach. Intanto torna a trovarci Paolo della scuola Vivere di Poker, anche nella tua assenza un tavolo vivacissimo. Sì, ciao a tutti ragazzi, innanzitutto vorrei dire che io sono assolutamente d'accordo con te. E quindi rimani fino alla fine del commento, bravo. Tavolo vivacissimo, abbiamo percepito qualcosa da fuori, dallo schermo. E vedi, dopo il governo democratico, il governo tecnico, sto proponendo la dittatura, cosa ne dici? Ma mi trovi perfettamente d'accordo. Vedi, è una nuova linea che sto proponendo, almeno nel poker, In realtà, come amo dire, invece si parla di politica, scelgo la peggior democrazia e la miglior dittatura. Cosa ne dici? Assolutamente sì. Bravo, bravo. Vedi che stai crescendo. Attenzione, perché adesso su questo raise di Rinaldi e call di Colli con 10-10, il flop addirittura regala la scala a Rinaldi, che peraltro ha deciso su quel flop di non cibettare, nonostante avesse la second pair kick e rasso. Sì, è una mossa che si può condividere comunque, perché questo tipo di flop hitta parecchio anche i range di call degli avversari. E arriva anche l'asso, che però dà la doppia coppia potrebbe a Rinaldi. Potrebbe costare un bel po' questo asso. Eh sì, però c'è già la scala chiusa da Colli, e la doppia coppia potrebbe far pensare a Rinaldi di essere buono. Vediamo se andrà al call. Sembra di sì, Sembra che non gli faccia la scala. Sta preparando forse un crying call, non è contentissimo, ma della serie devo pagare. Lo traduciamo un call piangente. Piangendo proprio. Sì, infatti è poco convinto, ma lo fa. Questo si chiama crying call però, della serie. Sono obbligato a pagare. In realtà non è così, si può anche foldare. Non c'era scritto il dottore che dobbiamo fare questi call, però è difficile foldare le doppie coppie comunque. Sì, soprattutto con assolutamente. E adesso ragazzi, Colli, che per carità ha girato tutto liscio, perché si è infilata la doppia per l'avversario, gli si è infilata la scala per lui. Sono io clonato. Te l'ho detto. Abbiamo delle dotazioni. Se vedete Paolo Luini, se non l'avete visto, date un'occhiata a Vivere di Poker, il sito, e scoprirete intanto il modo migliore per essere vincenti a poker e magari, come detto, proprio per vivere di poker nel vostro futuro, fermo restando che vi auguro, non dico di avere delle opzioni migliori, vi auguro di avere delle alternative. Questo è il concetto di base. Poi sceglierete voi qualsiasi cosa facciano, no? Sì, no, nel senso che se voi siete un bravo rappresentante, un bravo bancario, un bravo imprenditore, l'opportunità di diventare dei buoni pokeristi può essere un divertimento, perché anche uno può divertirsi a giocare, dico una sciocchezza, 10 euro al giorno. Perderli vuol dire lasciare 300 euro al mese, vincerli vuol dire
prendere 300 euro al mese. La differenza fa 600. In un anno fa 7.200. Voi ve ne andate alle Maldive con la moglie, con la fidanzata, a spese dei vostri avversari che fanno limp con asse 2 under the gun. E allora cosa c'è di più bello? Certamente. Poi ricordiamo sempre che vivere di poker non vuol dire per forza vivere e mantenersi economicamente col poker. Anzi, vivere di poker è soprattutto vivere questa splendida passione e portare anche nella vita di tutti i giorni quello che noi impariamo al tavolo verde, impariamo ad avere autocontrollo, impariamo a ponderare le nostre scelte, a pensare prima di parlare, a pensare prima di agire, tutte cose molto importanti. È poco convinto, ma lo fa. Questo si chiama cry and call, però, sì, della serie. Sono obbligato a pagare. In realtà non è così, si può anche foldare. Non c'era scritto il dottore che dobbiamo fare questi call, però è difficile foldare le doppie coppie comunque qui. Sì, sì, soprattutto con assolutamente, assolutamente. E adesso, ragazzi, colli che, per carità, ha girato uno. È stato tutto liscio, perché si è infilata la doppia per l'avversario, gli si è infilata la scala per ma lui. Sono io clonato. Te l'ho detto. Abbiamo delle dotazioni. Se vedete Paolo Luini, se non l'avete visto, date un'occhiata a Vivere di Poker, il sito, e scoprirete intanto il modo migliore per essere vincenti a poker e magari, come detto, proprio per vivere di poker nel vostro futuro, fermo restando che vi auguro, non dico di avere delle opzioni migliori, vi auguro di avere delle alternative. Questo è il concetto di base. Poi sceglierete voi qualsiasi cosa facciano, no? Sì, no, nel senso che se voi siete un bravo rappresentante, un bravo bancario, un bravo imprenditore, l'opportunità di diventare dei buoni pokeristi può essere un divertimento, perché anche uno può divertirsi a giocare, dico una sciocchezza, 10 euro al giorno. Perderli vuol dire lasciare 300 euro al mese, vincerli vuol dire prendere 300 euro al mese. La differenza fa 600. In un anno fa 7.200. Voi ve ne andate alle Maldive con la moglie, con la fidanzata, a spese dei vostri avversari che fanno limp con asse 2 under the gun. E allora cosa c'è di più bello? Certamente. Poi ricordiamo sempre che vivere di poker non vuol dire per forza vivere e mantenersi economicamente col poker. Anzi, vivere di poker è soprattutto vivere questa splendida passione e portare anche nella vita di tutti i giorni quello che noi impariamo al tavolo verde, impariamo ad avere autocontrollo, impariamo a ponderare le nostre scelte, a pensare prima di parlare, pensare prima di agire, tutte cose molto importanti. Parisi intanto imbusta le carte per mostrarle ai nostri amici da casa, poteva anche metterle in tasca, perché se dobbiamo vedere dei due dei 8 off possiamo anche evitare. Maione invece fa bene a farcene vedere, perché sono sempre entusiasmanti. Asso e capo, un maione che ha preso il volo nella primissima fase del final table contro Muschleckner, con KK contro Asso e K, poi si è un po', tra virgolette, addormentato perché è stato card dead. Adesso ritrova vivacità con questo Asso e K off. Mongiovi pallido con 10-5, colli Asso e 2 off, ma fold, ora da chip leader starà assolutamente alla finestra. Rinaldi a 10-9 di cuori, vediamo se ha delle fantasie. Spot interessante, subito Asso K, così comunque pronti via, ricominciamo con, assolutamente, con le monster. 10-9. C'è stato un call, ha fatto call. Vediamo il flop. Si apre una gutshot a scala con un 8, ma in generale non è un gran flop, È un flop interessante, perché certo, potrebbero esserci molte coppie comunque nel range di call, no, di Rinaldi. Questo senza dubbio, diciamo che non sembra preoccuparsene. In più non ci è bello anche vedere due quadri, esatto, quando tu hai due cuori. Non è una bilaterale, beh, ma una gutshot. Fai fatica col tuo stack a rispondere alla cbet di Maione, che però la fa lo stesso. No, lui fa bene a farla, è Rinaldi che fa fatica a rispondere. Come fa adesso a giocarsi questa mano? Deve andare via. Folda. Io avevo il timore che Maione non facesse la cbet, proprio per paura del call sia dei progetti che delle coppie. Tra l'altro un progetto può anche giocare in maniera aggressiva su questi board, quindi potrebbe trovare tanta resistenza da una vasta quantità di mani. Insomma, invece l'ha fatta e ha avuto ragione, insomma, perché porta a casa. Sì, sì, devo dire che 19 a cuori sono carte che divengono invitanti, perché aprono possibilità di colore e di scale. Fossero state a quadri, per esempio, immagino che sul board, beh, sul bisognava pushare. Un bel check raise. Io avrei pushato senza neanche un dubbio. Certamente. Guadagnando folding equity, ma tenendomi aperte tantissime strade per chiudere i progetti a colore, principalmente, cioè le nove carte a colore, ma anche i 4-8, quindi avrei avuto 9 più 4, 13 carte buone. Su due tentativi mi sarei giocato un coin flip. 12 in realtà, perché un 8 lo conti già quando conti le quadri. Scusami, hai perfettamente, hai ragione tu, 12, quindi sono al 48%. E poi
su quel caso Fold. Probabilmente avrei fatto foldare l'avversario molto spesso. E se anche avesse collato, comunque a quel caso Fold. Che non avrebbe avuto senso collare a mio parere, avrei avuto probabilmente ancora buone le mie carte, cioè i 10 e, certo, anche trovandolo con e i 9 alta, o assolutamente, con assolutamente. Jack, avevamo un sacco di outs, si ecco, dice. Se asso e jack 10 e 9 fondamentalmente quasi non contano più, diventano buoni solamente gli 8 e le quadri. Se invece sì. lui ritiene che ci sia un discorso di stack per cui sa di avere solo gli assi e i K buoni, ma decide comunque di collare perché io sono corto sì. e dice io me la gioco cercando quelle 6 carte, in quel caso beh, in quel caso lì siamo avantissimo perché abbiamo siamo avantissimo anche i 9, i 10, e posso ancora guardare a delle ipotesi che se anche esce per ipotesi un asso, se io pesco 2-10 o 2-9, sì, posso sì. ancora chiudere un punto ma vincente. Non lo vedo fare call con asso K comunque no, su vabbè, board. Non se, mi è chiaro tipo, che se l'avversario ragazzo... pusha tu lì con asso e K hai veramente poco da raccontare. Piccolo ball di Fold della grande. Però ecco, se lui fa una cibet di 855.000, Rinaldi ha 1.200.000, sì. ha senso collare comunque. Beh, ma in quel caso lì penso che avrebbe pushato diretto, non avrebbe fatto 800.000, avrebbe ma fatto. Ma sai che io ho visto tanti giocatori fare questa giocata falsamente committente. Anche delle figuracce, però. Perché sì. poi li ho visti chiamare con Gutshot dopo aver fatto questa giocata, perché a quel punto lì ovviamente esatto. come dici tu devi mettere talmente poco che te la giochi, però non è mai bello quando fai il call e hai solo un Gutshot per vincere, insomma, o le due overcards. Comunque sì, sì, l'ho vista fare anch'io questa giocata, non mi fa impazzire. Cartacce questa volta per i protagonisti di questo final table. Fold. I sei superstiti, un po' di banane per tutti. Ed è incredibile perché guardate Parisi, Parisi sfrutta la posizione per farsi sentire, gli fa vedere un 8 e un 2 gaggini dicendo non sta a me chiamarti, non ce la posso Parisi fare. Gli farebbe vedere un jack e un 5 e dice ma a me va bene così vabbè, BVB penso che lì era quasi qualsiasi carta avrebbe pushato assolutamente stack. BVB vuol dire piccolo buio contro grande buio, sì, quindi blind versus blind. Dicevamo, se tu pushi asso K trovi l'avversario che ha hitato, nessuno ti può dire nulla, no? Certo. Però invece se fai bet 800.000 e poi fai call a 400 con asso K, sì, la scelta matematica è corretta, però si dice che fai una figura un po' barbina, tipo che sei stato pescato. Bah, io guarda, per me... A livello psicologico, ecco, pesa un... A livello psicologico conta se io ho i soldi per iscrivermi ai tornei e per bere delle bottiglie di champagne. Ah, su questa cosa hai ragionissima. Io, guarda, i giocatori, quello dice, quello è un aggressivo, quello è un duro, quello è strong, quello spiwa, e poi il risultato che trovi, quello che non ha i soldi per iscriversi al torneo e quello che ce li ha, quello certo. che va a mangiare il pesce e quello che è fuori dal bar del casinò con dei toast modello tristezza. Al day 1 li dividevamo in quelli che hanno l'albergo pagato e quelli che vengono da lontano. Quelli che vengono da lontano, pur di non tornare con lo stack corto, andavano lì nella grandissima le ultime due ore. Quelli con l'albergo pagato, invece, pur di non uscire al day 1, si stavano proprio stretti, quindi la grossa distinzione era quella. Ah, questo è molto interessante. Sì. Male. È quindi una bisogna, particolarità di questo bisogna torneo. Studiare non tanto i tel quanto parlare con, con l'azienda sì, di soggiorno. In quel caso lì sì. Perfetto. Sentiremo nelle accommodation del posto chi si è registrato per più giorni e adegueremo il nostro gioco più o meno loose in base al tempo della prenotazione. Nelle ultime due ore dei day 1A dei 1B sposta tantissimo, perché naturalmente là i colpi te li devi giocare, capire che un avversario ha un range molto aperto quindi ti conviene giocarlo con lui può essere un'informazione vitale che ti cambia un torneo. Intanto Colli appila proprio quando tocca lei, cioè quando tocca il giocatore. Le chip. Se serve un'impalcatura lì tra un po'. Cos'è? Serve un'impalcatura tra un po' per tenerle tutte, no? No, sì, ma sculture. Poi guarda, sarebbero state tantissime per Gaggini, oltre 17 milioni se avesse vinto quel colpo al 70%, 66 contro Colli. In realtà siamo a 12 milioni, non è una follia. Il concetto secondo me è che quei 12 milioni di chip sono nelle mani giuste adesso. Sì. Sì, sì, ora vedremo proprio come cambierà l'action al tavolo. Colli spilla un donna 8 off, Fold. Bello bello da buttare. 3-5 off per Rinaldi, non saranno particolarmente gradite. E infatti finiscono al centro del tavolo. Jack e 9 per Parisi. Giocabile questa mano, penso che andrà ad aprire, infatti apriamo. Raise, 475.000. 4,75 raise, interessante. Se ne va Gaggini. Fold.
e se ne va anche Maione. Vediamo cosa fa Mongio V con K9. Olin. K9 trova il push. Non mi dispiace questa giocata, peraltro domina fold. Parisi e il fold di Parisi piatto per Mongio V. Uno stack di 2 milioni e 8 circa, pushato, sì. K9 off. Si pusha anche in virtù della blocker in questo caso, cioè il discorso che facevamo prima, sì, che avendo un K9 in mano, sì, l'avversario ha meno probabilità di avere mani come KK, Asso K o anche KQ. Comunque, pensare che sono in bianco. Perché in queste situazioni si può anche andare al call con KQ, cioè, di fronte, cioè, a questi all-in. E quindi la giocata adesso ha detto qualcosa del tipo: ma ti pare che sono in bianco? Cioè, asso, dai, è evidente. È un mito, sta tenendo proprio a livello psicologico, sta comunque dominando il tavolo, è simpaticissimo. E se fa un po' di chips può tornare ad essere anche bello pericoloso. Sì. Quando finirà secondo te questo final table? Questa è la domanda da un miliardo di dollari che tutto il mondo si fa. Per noi sono le 19:15, dai. Fold. Io penso che prima delle 11 non finisca. Ok. Avremo ovviamente una pausa cena, per cui non mi meraviglio se passiamo la mezzanotte. Sì, ma verosimilmente si può arrivare anche parecchio più tardi. Anche perché poi più aumentano i gap e il torneo torna giocabile, tra l'altro. Quando rimarranno in 3 o in 4 ci sono i gap più alti col torneo giocabile. E per lo stile di gioco dei giocatori potremmo assistere a un gioco anche parecchio tight. Perfetto. Poi vedete Colli che ha 14.605.000 chip, la forbice comincia a essere ampia, Maione 5.725, Gaggini 4.365, Rinaldi 3.740, Mongio V 3.435, Parisi 2.455. Ecco, in questo momento se Colli cominciasse a fare dei player out e rimanere l'unico dip, allora ci sono possibilità che il tavolo finisca prima. Sì. Di andare a mangiare due tagliatelle, sì, dai. Due tagliatelle, li falcia tutti. 10-8 per Parisi. Ha per foldare, ha già foldato. Ha foldato. Fold. Si stanno divertendo. Asso e K per Gaggini, che potrebbe divertirsi di più con queste carte. Soprattutto se trovasse un rilancio. Con 4 milioni di stack sarebbe perfetto per giocarsele tutte. Fold. Mi piace moltissimo vedere questi tavoli dove comunque i giocatori, anche se ci sono tantissimi. Asso e 8 per Mongio V, attenzione. Attenzione perché di bottone. Ai ai ai, potrebbe partire la scheggia qua, eh. Abbiamo lo stesso discorso di prima, abbiamo una block, però invece di rifoldarle. E infatti questa volta folda, poi siamo da a bottone, non siamo sul grande buio. Mi segnalano di non dire le carte, perché la mia voce è baritonale, quindi in ogni caso non le evidenzierò, perché c'è il rischio che i giocatori al tavolo sentano che cosa hanno gli avversari e si regolino di conseguenza. Va bene, diciamo che è molto bello vedere comunque i tavoli così rilassati dove le persone si divertono nonostante le cifre grosse in palio. È bello perché questo è soprattutto un gioco, quindi il divertimento allora, è la base. Allora, raise di Gaggini, col asso di K e col di Rinaldi che mi piace da 0 a 10 meno 1. Con asso 7 a cuori. A meno che uno non se la giochi meravigliosamente post flop. Io le carte dico sotto. Ci sono fold. No, ma adesso ci sto più attento anch'io, me l'hanno giustamente segnalato, vedete. Ma a me sono quelle giocate con questi stack proprio, per me non hanno né capo né coda, che ne dici? Sono d'accordissimo, sono stack troppo corti, troppo piccoli per fare queste giocate in call a hittare. Se non abbiamo un piano alternativo perché vogliamo bluffare già su alcuni board eccetera eccetera, non hanno senso. Con asso e 7 dobbiamo fare. Tra l'altro questo è un board su quale puoi anche bluffare, perché certo, se lui facci bet tu fai un... L'ultimo che ci ha provato uscire con 7-9 off, però fai un raise. Si può assolutamente bluffare. No, l'ultima no, no, volta vabbè, l'ha trovato KK. No, allora, tu confidi sul fatto che l'avversario non abbia nulla. Vabbè, c'è poco da fare. Una figura sola si può bluffare. Però in virtù della blocker e comunque dell'equity che ti porti con asso 7 a cuori si può, si deve molto spesso rilanciare, basta, quando leggi l'avversario debole. Peraltro alla fine si rivela per Rinaldi una mano indolore, era pre-flop dominata, post-flop non paga dazio. Perché non hitta fortunatamente nulla. Sì. Poi non dimenticatevi, intanto Mongio V può decidere il da farsi con questa coppietta. Considerate un punto fondamentale, che se esce l'asso, dovrebbe con asso 7 è un disastro.
Certo. Cioè, perché poi noi vediamo questa mano e diciamo, beh, non hai tato niente, ok, lui ci mette all'altro fold. Ma quello è il meno, hai perso delle chip e pazienza. Ma se esce l'asso, tu fai quei call in mezzo al mare con asso e 7. Il problema è proprio quando hit. Dopo il disastro, eh. Si chiamano reverse in play dots. Sì, e te le devi giocare tutte, perché non puoi pensare una volta che hai pescato quell'asso di, con questo stack di non giocare non solo, ma poi anche quando hit il 7, raramente stai tranquillo, perché di solito ci sono anche delle overcard, quindi che l'avversario le abbia preso o meno, tu non riesci mai a giocare la mano in maniera troppo serena. Ora qua sta pensando se fare un open push o un raise, secondo me. Le fold. Open fold. Ma molto strana comunque la condotta in questa fase. Asso e donna per colli. Se la sarà sentita. Che dici? Sì. Qui naturalmente effetto un rilancio di bottone, che peraltro probabilmente avrebbe fatto comunque con qualsiasi carta di bottone o sì, quasi. Sì, sicuramente un range molto largo. Quindi per Rinaldi, che ha la caratteristica di farsi stuzzicare molto da queste carte, peraltro è impegnato di piccolo buio, io non mi meraviglierei se completasse. Esatto. Invece di andare all'in, secondo me completa. E naturalmente queste sono carte perfette per spingere i resti, perché hanno un equity devastante contro tutto il range dell'avversario. Addirittura se la giocano bene anche come vi avevo anticipato. Parigi folderà. Speriamo, perché con Jack e 6, anche se deve mettere poco, sono veramente due castagne, insomma. Mettiamo sotto, dai. E grande, se ne va. Grande. Fold. Heads up. Ciliamo un flop. Attenzione alle picche. Asso e donna per colli, 8 e 9 per Rinaldi. Fronte le prime tre carte. Sarà dispiaciuto il buon Parisi, che aveva proprio il Jack. Il flop è per colli. Che cibettando, secondo me, porta a casa sì, il piatto, perché poi Rinaldi non gli ho visto fare chissà che cosa. Anche questo è il classico board dove si può bluffare. Beh, ma non credo 500, che Rinaldi abbia nelle corde queste giocate. No, anche perché sì, ma anche perché se ti mette 500 tu ne metti 1 e 3. Sì, ti sei comitato in tutto e per tutto, eh. Certo. Cioè, ma sai che il bluff te lo giochi tutto. A carte viste sai che lui fonderà. Però il concetto è che se lui per caso ti dice all-in, tu ti sei giocato il torneo, perché con quel raise hai messo tutto. Certamente lì si gioca un pochettino sempre sul fatto che essendoci jack e due carte basse, il tuo avversario non avrebbe ventato spesso. In questo caso però l'apertura era bottone, quindi il range è più largo di quello che normalmente è. Ci possono essere tanti jack, tanti coppie medie che poi magari non foldano, e quindi sono giocate comunque ad alto rischio, che di solito si fanno solo se si hanno letture precise. Però non ha senso andare a fare call dallo small blind per poi giocare a hittare il flop, insomma, con 8 e 9 devi avere delle altre armi, se non ce le hai foldale o rilanciale per flop. Un bel raise per flop, là ci stava tutto. Sicuro, 4 e 8 off, fold. Maione da buttare. Mongiovì non credo che abbia interessi particolari con questa roba. No, no, proprio non si era accorto che toccava a lui, poi a lista foldato. Un po' di patate anche qua, fatto 3 suite ed è una mano che da chip leader si può anche fare, ma il nostro collo dice di foldare. All in. 2-7 sì, si folda. Eh sì, tutto Asso regolare. All in, BUB, quindi siamo ancora dallo small blind, è un altro link che si può fare a TC fold. Praticamente. E c'è il fold con C6 a cuori del grande buio. Piatto per Parisi. Un Parisi che non molla, ricordiamo per chi ci si... per chi ci seguisse solamente da ora, che questo giocatore che adesso ha oltre 3 milioni di chip, che lui era rimasto con 150.000, quindi veramente ridotto all'osso, è riuscito a vincere miracolosamente due colpi, prima con un 3 di 4 al river, poi con una scala al flop con 5-4 contro 9-9 di colli, e da lì è risalito in maniera preponderante. Devo dire, è stata un'altra partita, un'altra storia, siamo esattamente rimasti stupiti. One chip, one chair, si dice. Sì. Una chip, una possibilità. È anche il bello di questo gioco, non siamo mai morti fino a quando non sono finiti i gettoni. Io qui sono un cultore del torneo, eh. Devo dire che lo ami e lo odi, come è normale, come ami e odi il cash. Il cash è il pane delle poker room e dei giocatori, non a caso penso che a vivere di poker voi cocciate tanti giocatori per essere dei regular del cash, però devo essere sincero, mi piace il poker perché veramente possono... Prossima mano cambio livello, 150.000, nel lungo periodo vincono i bravi e perdono gli scarsi, però... Fold. Per mantenere vivo questo gioco
ci vuole una grande speranza anche per quelli meno capaci, eh. Ma certamente il fascino del torneo è ineguagliabile, chiunque può farcela, c'è il fenomeno Moneymaker che ce lo dimostra, insomma, anche partendo da dei satelliti, ci sono tanti giocatori amatori che hanno vinto gran bei soldi e che possono anche cambiare la vita di alcune persone, perché certe cifre, insomma, quando arriva qualche milione di euro, diciamo che un po' la vita te la cambia. Ed è il bello di questo gioco. Naturalmente, se lo fai per professione col cash game, fai un guadagno costante che ti consente di fare un bel volume. Fare volume fondamentalmente è difficile, ma ci sono anche giocatori professionisti che giocano comunque tutti gli MDT che si aprono in Italia su qualsiasi room e fanno quello perché amano talmente tanto gli MTT che fanno solo quello. No, ma chi apre tanti tavoli di MTT lo fa non perché li ama, ma perché ha scelto di lavorarci. Certamente. Perché 150, grindare 300, MTT significa 30. Veramente decidere di abbattere la varianza in una maniera smodata, ma in è la un cosa gioco più che ha varianza che puoi fare, perché l'MTT è la modalità online con più varianza in assoluto. Sì. Fare volume è molto più difficile, perché fare le mani cash è facile, giocare sit and go e fare volume è relativamente facile, fare volume in MTT è veramente difficile, quindi è vero che sono costretti, ma diciamo che si fanno un bel mazzo proprio perché amano tantissimo gli MTT e non vogliono assolutamente giocare un'altra disciplina, non vogliono giocare cash, non vogliono giocare sit, sono proprio torneisti puri. Ne abbiamo avuti qua qualcuno, uno anche sponsorizzato tra virgolette da Titanbet per questa tappa, che era Locascio. È vero che ho intervistato Ferdinando Locascio, è uscito a cavallo della 50ª posizione con 2000, credo con 1500 franchi, non vorrei sbagliarmi. Sì, è stato un ottimo risultato per questo giocatore che online chiede grandissimo rispetto, ma ha dimostrato di chiederlo anche live con un risultato importante. Attenzione, perché uno dice: ah, ma è uscito 50esimo, non è un granché. No, 50esimo su 8,50 è un grandissimo risultato. È un grande risultato. Poi, comunque, live ha tutti i margini per migliorare. È un ragazzo serio che studia, si applica costantemente, umile, che è la cosa più importante. Perché chi impara due cose in questo gioco capisce subito che appena impari due cose ne devi imparare quattro. Quando ne impari quattro, ne devi imparare otto. Non si finisce mai di imparare, più ne impari e più ce n'è, e lui ha questa mentalità, quindi sono sicuro che farà molto bene nel panorama italiano. Comunque all in per Rinaldi, qui davvero parlo piano perché c'è Mongiovì che deve fare delle scelte. Sì, arriva con la coppia di due e Mongiovì deve decidere da farsi con asse 8 call. Lo dice della serie, se vabbè, sente o si fa di taglio, si muore, se sente proprio 2-2 contro asse 8 e deve essere più che contento perché giocarsi un coin flip. Allora, quanto scommetti che lo vince Mongiovì? Ma sai perché te lo dico? Perché ha fatto un call dicendo: ma basta, non ne posso però più. Però lo vince così: 3-3-4-4-9. E quando coppia. Vedi 2-2 devi stappare una bottiglia, eh? Assolutamente sì. Poi perché rischiavi un asso con un kicker superiore o una coppia superiore all'otto. Il bello di Mongiovì è che fai fatica a leggerlo perché ha un linguaggio del corpo proprio minimale, no? Non si muove mai. È vero. È un cinema, veramente. Call da parte di Mongiovì, pronti per il flop. 10 asso, eccolo là subito. Solo i due per Rinaldi. Siamo coperti anche con le picche. Sì. Nemmeno picche under under. Il turn è una donna di picche. Wow. Attenzione perché il K farebbe splittare, se fosse di picche sarebbe addirittura scala reale per Mongiovì. Nota di servizio. K wow, di picche! Wow. Chiamatissimo! Beh, come mi vedi? Come mi vedi? Come mi presento? No, hai imparato, visto che hai fatto anche questo corso di... Di veggenza, di veggenza. Sì, facevo tarocchi e sfera di cristallo. Psicodinamica hai fatto. Chiude una clamorosa scala reale, ma soprattutto elimina Rinaldi, raddoppia il proprio stack, sale nella... E adesso è pericolosissimo. Possibilità di portare a casa dei soldi pesanti, perché la prima moneta la ricordo era 78.000 franchi. Comunque lui già la seconda, in quinta posizione ha già guadagnato alcune migliaia di franchi svizzeri in più.
Però ha fatto scala reale, se ne è meritato, eh? Beh, con scala reale bisogna che i soldi li prendi, eh? Con scala reale bisogna che i soldi li prendi, eh? Non vabbè, siamo in 5, ora cominciano ad esserci dinamiche molto interessanti, perché tra l'altro il chip leader è alla sua sinistra. Lui è il giocatore che però potrebbe prendere il comando di questo tavolo. Sarà bello vedere come e se il chip leader riuscirà a reagire e come se lui deciderà di allargare comunque il suo apertura di abilità di più. Siamo in una fase 5 ended. Colli comanda con un 15.175.000 chip, Mongiovini a 6.110.000, Maione 5.325.000, Gaggini 5.240.000, Parisi 2.475.000. C'è veramente, veramente da divertirsi. Che gran tavolo! 150.000 di piccolo, grazie. Voi lo sapete, quando si commenta un tavolo, spessissimo vedi 7-2, 9-4, fold. Qui mi è quasi sembrato di commentare il tavolo quando facciamo la sintesi, che peraltro potrete seguire con le mani selezionate. Sì, su Super Gamer TV, avete, che è la televisione dedicata al mondo del gioco, la potete vedere sul digitale terrestre, sul sito Super Game TV trovate tutte le indicazioni per quanto riguarda la digitalizzazione, le frequenze. Avremo ovviamente la sintesi da 48 minuti. Bene, di norma nelle sintesi ovviamente inseriamo le mani più vivaci. Qui quasi mi è sembrato, seppur stia già commentando da ore, di commentare una sintesi da 48 minuti, perché ha una vivacità incredibile, perché le mani sono state a volte proprio dei cooler, frequentemente, e comunque carte che stimolavano l'azione da parte di qualsiasi giocatore al tavolo. Intanto Colli è più che felice di trovare tre jack e avere un walk da parte degli avversari, perché è terribile quando c'hai asso, no? E ti fanno walk, dici. Ma con jack 3 off lo prendi con piacere. Intanto cooler vuol dire mani che giocano da sole, continuiamo a spiegare anche la terminologia, così certo, se ci seguono degli amici che magari si stanno appassionando a questo gioco, li aiutiamo a capire meglio anche questi termini tecnici. Cooler vuol dire che la mano gioca da sola, quando hai KK e l'altro l'avversario asso, insomma è difficile che non metterete tutto al centro. Assolutamente, è un colpo obbligato. A me è capitato di giocare online bui alti, tutti che raisonano abitualmente, io sono di grande buio con asso, tutti hanno foldato. Wow. Io ti giuro, sarei voluto andare a casa di ognuno a picchiarlo a sangue. Noi abbiamo un coach che invece riesce a floppare poker, floppa poker, sì? E l'avversario gli open folda. No. Sì, ha foldato direttamente. È stato bellissimo, abbiamo postato il video dappertutto, sembrano le comiche. Open foldato. Ma io devo dire, sono più divertenti queste cose, secondo me, che non, e lo dico con grande onestà, tutti quelli che su Facebook mi postano gli scoppi che prendono. Io non ne posso più. Oh, ti racconto una mano, ti racconto una mano. Io guarda. Dai, senti qua, UTG, limpano in tre. Io invece, la mia peculiarità, molti mi raccontano una mano, e quando me la raccontano, io invece di andare via dicendo scusa o fretta, me la faccio raccontare. E dopo che l'ho fatto parlare per 3 minuti, gli dico: ma l'hai giocata malissimo. Ma tu sei sicuro di voler giocare a poker da grande? Con aria seria. Perché guarda che ho visto gente rovinata che giocava le mani come te. No, ma come? Io dico, no, questa è una cosa oscena. E ti credono. E spesso gli dico, se compri il mio libro che trovi comodamente in edicola... Poker e cacciucco, senti. Esatto. E tu imparerai tanti segreti di questo gioco. E, anzi, potrei anche autografartelo, costa 5 euro in più, però è nel pacchetto. Faccio, è nel pacchetto. Ma solo per te, mica per tutti. Sì, la gente ha la mania di raccontare. Io a me proprio, francamente, non... vabbè, come a tutti non frega niente di farmi raccontare delle mani, ma questo sai è che doveroso. Volevamo farlo anche qua. Alle WSOP c'erano dei messicani che hanno messo l'angolo del pianto, che è bellissimo, si facevano che si fanno pagare. Sì, per raccontare, esatto, le mani. Me lo raccontava il nostro amico Paolo Antonacci, che è qua in regia, in veste di coordinatore insieme ad Alessandro Impronti, e che peraltro devo dire ci dà un contributo fondamentale per quanto riguarda la post produzione. E lui ha vissuto Parisi tanto tempo, sì, esatto, ha vissuto tanto tempo a Vegas e mi raccontava che c'era questo angolo del pianto e tu davi $5 e andavi da questa gente e gli dicevi: avevo che non sanno giocare, no. E questi invece fanno: oh, unbelievable, terrible but beat. Ed erano disperati per te, però si erano imbertati $5. Noi volevamo fare la versione upgrade, che con $5 in più tiravamo anche la tequila per consolarti. Carina questa, carina.
l'angolo del pianto di 15 li mandavi a casa completamente ubriachi che non si ricordava nemmeno più la Bad Beat. Vai. Bella politica, mi piace molto. Non malissimo. Primo piano per Monjovi con 3 e 5 off. Queste le possiamo dire perché non penso che da UTG le giocherà, vero? Assolutamente. Infatti. Lo proponiamo a Rafael, comunque, il country manager di Titan Bet, l'angolo del pianto. Secondo me gli piace come idea. Avremo il crying corner, ti piace? Sì, sì, al paio lui piacciono i termini invece dei crying call, faremo i crying corner, no? Attenzione, attenzione, ci sono i cowboys per Gaggino, diciamo. Qui non c'è da piangere, almeno teoricamente per Gaggini, poi vedremo se capiterà qualcosa nel corso della mano. Mi sembra di fare un po' la voce amica. 50.000 più confidenziale. Sì. Sì. Sa che c'è l'all-in, c'è il call. Sì, attenzione, attenzione, perché mi pare che siano andati senza paura i resti. Beh, 6-2 off. Mi sento di vorrei capire qualcosa di più. Mi sento di sentire. Vabbè, Raise ha fatto all-in 5.2 milioni con 6-2. Ha scelto proprio il momento giusto, sì, Maione. Sì. Poi 5.2 milioni all-in diretta senza neanche tribettare, proprio call immediato flop. 2. Aglia. 8-4, attenzione. Attenzione perché una papperella i è uscita. 2 e i 6 per Maione. Siamo che a 5 outs, quindi non proporrebbe pochissimi. Un'impresa da raccontare ai nipotini. Che poi darebbero anche del cretino al nonno, però ma questo è marginale. Beh, diciamo che la giocata è quantomeno discutibile. Poi ah no, no, attenzione perché c'è solo il 2, perché si abbinano gli occhi. Due outs. Solo un 2 per vincere la mano per Maione. Che ha preso corde e sapone. Rullo il tamburino. Guardate, quasi. Se non fosse la uscito doppia, l'otto, se non fosse uscito vinto. L'otto sarebbe stata doppia 6 e 2. Dobbiamo ringraziare l'otto. Gaggini deve ringraziare quest'otto veramente. Se lo deve incorniciare, mettere sul comodino di casa. Altrimenti i Cowboys andavano. Se no, poteva passare corda e sapone a Gaggini. E siamo perché... 12 milioni. Giusto? Eh sì. Maione è stato meraviglioso perché ha vinto una mano KK asso asso, è andato in narcolessia per 3 ore e 40, poi si è svegliato per pushare 6 e 2 contro KK, è stato pushato un momento diretto, meraviglioso. Diretto su un'apertura da 700, quantomeno discutibile, ecco. Adesso arriva quella parte che ti dicevo, dove gli stack sono diventati di nuovo un po' deep, quindi c'è spazio di manovra. Fitti, vedi cos'è la fortuna. 10, 12, 14 milioni. Guarda cos'è la fortuna. E dopo torniamo all'aspetto tecnico. Perché la fortuna non è solo che tu vinca il colpo al 25%, ma la fortuna che di raisare con KK e trovi un benefattore. C'è il nostro coach che dice che sei autodistrutto. Sei autodistrutto. Ma è meraviglioso. Guarda che è un colpo di fortuna perché nel 90% dei casi, scusa, ma no, ma nel 95%, out, però, no, non c'è player out, ne va di più. Nel 90-95% dei casi questo giocatore butta via le carte. Sì. Sì, quindi non ma ci sono particolari. Ma nel 99,9 bene. Hai trovato un benefattore che ha deciso di pusharti la volta che tu hai KK, è e fantastico. Poi push diretto, hanno giocato in tribet, meraviglioso. E se non esce quell'otto, pensate un po', Colli. 300.000 il massimo. Eh sì, Colli 15.205.000 chip. Gaggini 9.790, Monjovi 5.840, Parisi 3.105, Maione sull'orlo del baratro ed emulo il collega ben più quotato del sottoscritto assolutamente e amico Caressa che ha sole 300.000 chip. In questo momento Colli potrebbe bullare un pochettino il tavolo visto che c'è un giocatore molto corto, gli altri folderanno qualsiasi cosa. Che il gap tra quarto e quinto posto è importante in questi tavoli finali, il gap proprio dei prize pool, quindi di money, di soldi vinti. Ecco, dicevamo gli stack, che facevi questa analisi prima che io ti interrompessi per questa sì, analisi legata alla fortuna. Quando i giocatori, diciamo così, si autodistruggono, per usare il termine del nostro coach, rimanendo in quattro, gli stack possono essere appunto 15, 12, 10 milioni, quindi tornano a essere deep, tra virgolette, rispetto ai bui, e la differenza dei premi è importante, quindi il gioco subisce, diciamo, un rallentamento di solito, giocano in maniera più prudente perché ogni scalino sì, ovviamente si traduce in qualche vedi che tutti fanno cooperation play call sì, call call in questo caso sì sono tutti amici. Monjovi sta al gioco con K e 10. Beh, a questo punto sarebbe brutto, insomma. Maione va all-in per 270.000. Anche se qua Colli potrebbe pushare tutto. Sono già lì. Colli potrebbe pushare tutto. Ah, si porterebbe a casa più di 1 milione di chip. Magari un po' di astio dal tavolo. Scusi. Eh sì, perché adesso una posizione sono ancora tanti soldi, Assolutamente, farlo di entrare in gioco con 1 milione e mezzo. Maione se la gioca pure bene con 7-8.
due jack non cambiano ancora nulla. Chiaro, non è il suo flop, ma check. Non è ancora morto. Sì, ha la fortuna di avere comunque le carte libere. Nonostante quattro player stiano guardando questo flop. Adesso arriva un 5. I 7-8 sono ancora un buoni. Siamo pronti per l'estremunzione, ma non è ancora detto. Un 5 in influente, fondamentalmente. Esatto, infatti solo un 7-1-8. Se escono un 7-1-8 vince, per quello ho detto che non se la giocava così male. Però qualcuno ha puntato? Il parroco è lì pronto ha puntato, con la stola a dare l'estremunzione. Mi dà 20.000 per cortesia, mister. 105 ha puntato Parisi, credo che i dati folderanno, quindi a questo momento si girano signori, le carte. Showdown. Il 5 c'è. Solo il 5 c'è. Sì. Vediamo ecco, un 7-1-8 per salvare Maione. Dopo che hanno fatto cooperation, questa puntata sul 5 non è che mi piaccia tantissimo. No, però sai, per Parigi sono soldi, eh? Si rischia di mandare via qualcuno che ha qualche progetto che potrebbe comunque togliere possibilità, insomma, se fai cooperation pre... Che poi in realtà non è così, ma questo è un altro discorso, no, ne parleremo dopo. River, K, avrebbe vinto K10 di Mongiovì. Sì. E ci saluta Parisi, direi amen, visto che abbiamo parlato di estremunzione. Andate in pace. Eh sì, se ne va in pace, ma con tanti franchi svizzeri nelle tasche e con qualche rimpianto, perché quel meraviglioso Lincoln 6 e 2 al tavolo televisivo, tra l'altro, credo che gli peserà un po', diciamo che siamo disponibili per delle versioni personalizzate per famiglie, cioè se ci danno una tangente noi tagliamo appositamente delle mani. Aspetta, e poi facciamo io vado a dire. Noi facciamo un DVD per casa Maione in cui non c'è la mano con 6 e 2 e quindi lui può far si vedere salva, che ha giocato salva, benissimo, hai capito? Quindi le tarocchiamo, gli mettiamo sotto da Madame. Ma noi facciamo una truffa in cui mettiamo lui che aveva asso e uno che con 7 e 2 lo scoppia, e quindi in famiglia dice guarda sti cretini come giocano, è lì il bello. Sono le versioni per famiglia che Publivideo propone a cifre peraltro onestissime. Secondo me potreste fare un bel business con questi. Direi che è la cosa migliore. Intanto fake, il piatto per Parisi. Volevo segnalare che in realtà non è che io impazzisca per la giocata col 5, però Parisi è corto. Qui c'è un piatto da oltre un milione. Non è una follia, peraltro per come è andata la mano realisticamente non sarebbe cambiato nulla. Certo, l'avrebbe vinto K10 di Mongiovì, sì, e li ha vinti Parisi, quindi è andata bene. No, non è una follia, però bettando puoi far magari uscire qualche draw che potrebbe togliere un po' di equity al giocatore corto, e quindi se fai implicit collusion, si dice, no? Sì. No, per mandarlo fuori. Di norma anche un po' per etichetta si dovrebbe fare anche poi. No, 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 ma io la penso esattamente. Però ti devo dire, quando io ho 3 milioni di chip posso prendere un 25% del mio stack. Tanto con quel 5, parliamoci chiaro, o io sono nettamente avanti o io sono nettamente avanti. Non ci sono dubbi, perché tanto se lui sta giocando una draw, io che betti o non betti, lui se me la trova chiude la scala. Dovrebbe averla uno di quelli che esce. Tu betti e fai uscire uno con una draw. In quel caso lì, per esempio, se uno avesse avuto la 2 di fiori, sì, il 7 di fiori sarebbe stato counterizzato. Ho capito, però se io ho quel 5, io cosa posso pensare? Ho capito in pieno il tuo discorso e concordo, però io posso portare a casa un milione di chip che sono il 25% del mio stack. Normale. Ho jack 3 e 5, 5 con kicker donna. Certamente. Lui ha 5K, 5 asso. No, vabbè, o hai jack, avanti, siamo, tanto non mi costa cioè, niente perché già ho lì. È già all in, io non c'è problema. Io voglio portarle a casa, quelle sì, chip sì. lì. Infatti gli hanno fatto gol, ha bettato, se l'hai portata a casa. Però in effetti rischia di regalare qualche cosina a livello di equity. Deve essere proprio un caso, ma se a quell'avversario esce un 7-1-8, a me non cambia perché tanto avrebbe io quella mano... lo stesso. A meno che io non avessi fatto foldare un K7 esatto. che batteva un 7-8. Un progetto di fiori o un asso 7. Però, questo è il, però succo. Il gioco è che per me vale la candela. Immagina perché un milione di chip sono importanti. Sì, sì, ci può stare per carità. Però immagina per esempio se gli avversari avessero Fold. Avuto uno tipo K7 e l'altro asso 8, quindi quello era draw win dead, tu metti, li fai foldare, è vero. Gli apri la speranza, è vero. Però vabbè, questo però, fuori dal tavolo è sempre facile fare anche queste considerazioni quando sei dentro che dici ma io sto avanti qua, il piatto lo voglio. Beh, insomma ragazzi, io quel piatto ci sta dai. Un milione di chip su 3 milioni che ho in tasca io li porto a casa, te lo dico sinceramente, perché cambia letteralmente la mia partita, Quindi per me è una giocata sensata da parte di Parisi. Abbiamo avuto il raise di Gaggini, check. Molto meno sensato questo call con donna e 10.
e ringrazi Parigi che non è uscito un 10. Asso 5-4 flop. Bet. Se adesso Parigi spingesse porterebbe a casa il piatto, ma non so. Non sì. so. Fammi vedere. Sembra un check raise, no? Eh sì. Bravo. È bravo. E le gira, Mica male, eh? Check raise e le gira. Ma questo check raise su asso 5-4. L'asso è spesso nel range dell'avversario, insomma, assolutamente. Mica male, se però. È stato bravo da leggerlo in questa maniera, complimenti. 50, mica male questa giocata. Bisogna vedere se poi ha colto qualche tell, qualche informazione. Insomma. Niente da dire. Poteva essere in altri casi una sorta di drawing dead, in realtà è stata una mano che cambia gli equilibri del tavolo. Devo dire, è la prima vera giocata, al di là dei tanti scontri belli e appassionanti che abbiamo vissuto, è la prima vera giocata fuori dalle righe sì. di questo tavolo. Ecco, anche prima 6-2 di Maione non è stata una chicca, no, però voglio dire, la prima giocata, diciamo, fuori dalle righe positiva. Esatto. Bel colpo. Beh, a Monticchia, per citare. Ma penso un po', ricordatevi, ne aveva 150.000, guardate che qui Parigi già ci sta sorprendendo, da morto è già garantita la quarta posizione e non è mica detto che sia finita. Che faccia che fa, è un grande, guarda. Prima ancora di guardare le carte sta già trash talkando, sta già capendo cosa hanno gli avversari, cosa vogliono fare. È veramente bravo. Intanto folda. E poi guardando il tavolo sembra, ma come, una volta pusha asso 9, la volta la può chiamare asso 8, ma come gioca? In realtà gioca sì, poi nel dubbio, live, poi nel dubbio il Grand Prix l'ha vinto, sì. Che aiuta. E ha fatto scala reale. Solo scala reale. Vabbè, poi già con l'asso era abbastanza comodo, però nel dubbio può raccontare, poteva tirare fuori il telefonino e dire aspetta che facciamo due scatti perché la scala reale... Beh, io la incondicerei, è fatto buono. Sì. Io l'ho fatto una volta online al flop. 300.000. Ma flop, al flop diretto, io ho raisato con asso e K flop 10 jack donna di picche. Io l'ho fatta in un sit and go dove ero rimasto con 10 chips, morto, no. Praticamente scala reale. Sì. No, io stavo giocando una sessione di cash, mi sono tolto questa soddisfazione, proprio ho preso una puntata, cioè non è che c'era poi del grande margine per portare a casa tanto, perché poi sono quei punti che spesso non ti pagano perché... Se tu hai quelle mani lì, tendenzialmente... Sì, beh, dipende, perché se fai scala reale con tipo Jack Dama K al flop, certo. Possono essere un sacco di draw, doppie certo. coppie. No, però una mano in cui resi con asse K di picche, il flop è 10 Jack Donna di picche, certo che se l'avversario ha... La doppia coppia, la combo draw... A 7, 8, 9 di picche è divertente. Scusami, 8, 9 di picche è divertente. Ah, ma allora ti piace vincere facile. Race... Colli intanto resa 650.000 con due belle patate, diciamo, ve l'ho detto che adesso prende in mano il tavolo, ma è già da un po' che l'ha preso in mano senza forzare, però sta facendo quelle cose che gli portano a casa dei bui importanti, che è giustissimo. Vedete, perché adesso siamo 4 handed, quindi 1.220.000, non è che 4 handed, anche il valore delle carte che vengono distribuite comunque si alza, non fino a far diventare 8-3 una gran mano, però insomma dobbiamo essere molto più aggressivi e soprattutto quando abbiamo le chips dobbiamo farle pesare, quindi è giustissimo fare queste aperture. Adesso ogni posizione, lo ricordiamo ancora, sono tante migliaia di euro o di franchi di differenza, quindi il peso dello stack anche a livello psicologico. E poi noi parliamo sempre di franchi e di euro, adesso io il cambio non ricordo, ora 1.3, una siamo cosa lì, del genere. Sì. Se voi considerate che quando noi diciamo 120-130 franchi, indicativamente diciamo 100 euro, sì. Indicativamente. Sì, all'incirca, siamo forse sotto adesso addirittura all'1.3. Ah sì? Beh, poi sapete sto ricordando il conto del ristorante che me l'hanno appena convertito. Sì, io sì, adesso dovrebbe essere 120 franchi, dovrebbe essere 100 euro. Sì, una cosa del genere. 725.000 fold. Parigi K3 di quadri. Lo diciamo piano. Sì, ha raisato a 7.25, ma Mongiovi spingerà. Tira i soldi. Addirittura all'in diretto. Abbiamo circa gliel'aveva 3 fatto milioni, prima con K9 no, contro Jack 9, qui ovviamente lo fa con carte più che legittime, 5 peraltro 5 milioni 480. Non sono poche. No, sono un bel po' di chips. Può guardare finché vuole Parigi, ma credo che non ci siano particolari dubbi. Non c'è problema.
Mostra asso K. E le mostra perché è veramente un giocatore navigato, quindi volta la legittimità alla sua mano, certo, ma lo farà anche con carte ben più marginali. Certamente. È già scontato.